Martedì si torna alla quotidianità e stiamo andando a fare la spesa. Finish. Adesso mi sono messo al computer a lavorare. Bisogna rientrare nei ritmi. Però sonnissimo, mi sento proprio stanco. Vi prego, ditemi che vi sentite così anche voi. Almeno diamo la colpa al clima e non a me che sono svogliato. Poi mi giro, vedo lei che dorme, beata. Cos'è quella faccia, Maya? Non te ne frega niente. Comunque sono messo bene. L'obiettivo di oggi l'ho portato a termine e sono le 4, quindi ottimo. Apriamo le tutti i gusti più uno. Quelle prese a New York nello store di Harry Potter. Lì c'è anche la cioccolana, ma la apriremo prossimamente. Che ma packaging. Sono molto più grosse. Le caramelle sono grosse uguali. No, no. Sono di più, ma... No, Andre, secondo me sono più grosse. Ma no, sono sempre le jelly beans. Sono standard. Sono le stesse identiche, stessi gusti, stessa grandezza, stesse caramelle, packaging diverso. Questo è il packaging figo. Solitamente avevamo il packaging quello tipo cicche. Aspetta, non guardo. Guarda tu cos'è. Fai vedere cos'è. Vai. È zucchero filato? Marshmallow. È buonissima. Ma sempre tu. Vai, pesca. No, se vomito non la mangio però, eh. Aspetta, sono indeciso se sia questo o questo. Non guardarle, mangiala. Buona. Era marshmallow. Ancora? Buona. Siamo stati entrambi fortunati, dai. Olè. Fine giornata. Mercoledì. Oggi bisogna andare in ufficio. Ho alcuni compiti da svolgere. Comunque ci credo che siamo tutti ricoglioniti. Un giorno fa caldo, un giorno fa freddo. Il corpo non capisce più che fare. Pedala. E siamo arrivati in ufficio. Partiamo con vita nuova. Ma ho dimenticato la maglietta bianca da mettere sotto. Porca vacca. Abbiamo risolto. L'abbiamo trovata? Siamo dei professionisti. Dite che funzionerà? In realtà dovrebbe essere color panna, questa è bianca, però facciamo così, vediamo chi si accorge in quale ripresa è bianca e in quale invece panna. Nessuno ci farà caso. E adesso si può fare. Che professionalità. Riprese finite, tieni, ah, ce l'hai? Il momento preferito. Oggi potrebbe fare male, sento che è bello incollato. Ah, un po' di peli sono rimasti, che schifo. Tieni, questo è per te, Manny. Grazie, un bellissimo regalo. Regalo. Quanto è bello lavorare in produzione per The Show. Bellissimo. Bom. E anche con l'elio. Siamo giunti al termine di questa giornata. In realtà voi già sapete se avrò avuto successo o avrò fallito. Sto montando i daily vlog di New York. Sono al giorno 2 di 8. Non ho idea di come farò a farcela. È impossibile. Dobbiamo farcela per forza, ormai l'ho detto. Oh mannaggia. Fine giornata. Giovedì sto andando a girare un reel per Where is the Toilet con Milano da Scrocco. Questa è ufficialmente la prima collaborazione dell'app. Parte di backstage, in retroscena, che decidono come recensire il bagno. Hai presente quando ti scappa una c***a pazzesca? Sei in giro per il fuorisalone e non hai idea di dove andare? Per fortuna stai guardando questo video. Riprese finite, video molto carino. Voi già potete vederlo perché è già online. Adesso sono a Rogoredo perché devo andare da Alessandro con Alberto, perché dobbiamo fare il punto per le puntate finali di Vita Nova. Siamo quasi alla fine, dai. Prima però passo a prendermi qualcosa da mangiare. Fatto, si va. Ormai è tradizione vloggare l'ingresso. Non ti alzi neanche a venirmi ad aprire? Magari mi alzassi. Tra l'altro, questa è una grande esclusiva per il tuo canale YouTube. Le prime immagini su YouTube di me ferito. Mi concedi volta. L'esclusiva? Sì, sei entrato a camere spianate nella mia intimità di casa. Sono le 6, brainstorming finito, Alberto è andato a casa, Alessandro si sta facendo una pennichella e io sto montando i daily. Sono quasi a metà del terzo giorno. In realtà sono sveglio. Che plot twist incredibile. Sì, non riesco a dormire, mi fa malissimo la caviglia. Ma la si può inquadrare? Ma se vuoi. Non è così tremenda, sai? Pausa dal lavoro, Alessandro mi ha detto di vloggare. Sì, che sì, succede? Voglio fare vedere da qualche parte, finalmente. La lunghezza dei tuoi capelli. No, come fa Grandbod a invitarmi in live? Mi telefona e mi supplica piangendo. Pronto? Pronto. Eccomi. Senti, stasera praticamente faccio un format dal vivo. Io ti voglio chiedere che veramente ho proprio necessità di una persona che faccia da presentatore. Ovviamente ti verrei a prendere, ti fare trovare un posto agevole, ti offrirei la cena. Cioè vorrei che fosse chiaro, io non ho bisogno di una persona, io ho bisogno proprio di te. Guarda, io sono commosso e di fronte a una richiesta del genere non posso che fare una cosa. Io dirti che stasera ho già un impegno in realtà. Tra l'altro tu in questo momento sei in diretta in un vlog di Jaser, perché abbiamo voluto documentare come fai a procurare
curati gli ospiti per le live. Sì, va bene, non è che questo è un pattern che seguo proprio meticolosamente. Ma come no, è sempre uguale, cazzo, sempre così. Eh no, ma devo cenare con Jay stasera, ma poi sono tutto rotto, come faccio? No. Comunque, una cosa, Ale ha già un ego smisurato. Se tu gli dici queste cose, questo poi si monta la testa. Ma io no, basta con questa queste fandonie che ho un ego smisurato. Una buona consapevolezza delle mie qualità. E Simone, come me, che è una persona intelligente, ha una buona consapevolezza. Anch'io sono una persona con un ego abbastanza smisurato, ma è come quello di Alessandro. Ma non è vero. Eccolo che lo conferma. E quindi niente, che si fa? Tu hai voglia? Non troppissimo, dipende. Ma devi dirmi no, chi? Scusa, ma la scusa. Ho capito, ma lui l'hai sentito come l'ha messo giù. Cioè, fa ti prego, è indispensabile, che faccio? E io dico no per colpa mia. Cioè, nel senso, perché voi non lo sapete, ma in teoria oggi mi sarei fermato qua a cena a fargli compagnia, perché ha la gamba rotta, non c'è mai nessuno, sempre qua da solo. Mi tocca. E adesso mi tocca anche andare in live a fare non so cosa. Cos'è questo? Udon. Udon? Molto buono. Ah, pensavo fosse qualcosa di super particolare, invece dei normali udon all'anatra. È giapponese tradizionale, molto buono. Però dovresti mangiare prima tipo fritto. Oh. Il profitto è incredibile. È molto morbido. Buono. Stiamo andando. No, non vedo niente così. No, no, mannaggia. È più veloce lui. Ma cado, mi faccio male. Guardate che accrocchio che abbiamo qua. Vai. Devo tirar fuori la carrozzina. Ma questa è incastrata. Come lo tiriamo? Sì, ce l'abbiamo fatta. Ci ha mandato l'autista, ci ha mandato addirittura. Grazie, Grambot. Siamo in live da Grambot. Lei conosce Grambot? No, meglio così. Guarda, non si perde nulla. Noi ci ha implorato di andare, piangeva. Alzati in piedi un secondo. Ma che scena abbiamo visto? Porca vacca, non ho bloccato nulla stasera. Mannaggia, fine giornata. Venerdì, oggi dopo un bel po' di tempo torniamo ad allenarci. Ma sento il polso. Stiamo iniziando ad allenare anche il salto. Arriveremo a schiacciare prima o poi. Adesso sto andando in ufficio perché, porca vacca, le clip girate l'altro ieri si sono corrotte. Dobbiamo rifarle. Meno male che si sono corrotte delle clip facilmente rigirabili, perché se succedeva durante un esperimento e non si può fare, piangevo per forza. Déjà vu. Chuck 2. Amici, ho appena fatto la mia prima intervista per Where is the Toilet, che uscirà sul sito di Wired. Che figata. E ha scoperto l'app attraverso un TikTok. Quindi la strategia social per aumentare l'engagement dell'app sta funzionando. Sono esaltato. Ok, andiamo sulla parte pratica. Ho fatto anche una riunione sempre per l'app. Abbiamo delle nuove idee. Vediamo cosa riusciamo a realizzare. Fatemi sapere se può interessarvi, che vi racconto un po' la strategia che stiamo adottando attualmente. Porca vacca, devo portare giù la bici. Che in realtà abbiamo diverse strategie. Dobbiamo vedere quale funziona meglio. E per il resto, fine giornata. Sabato. Stiamo stampando la foto da aggiungere alla cornice dei viaggi. Che cos'è? Cosa sta succedendo? Che stregoneria mai questa? Me lo dobbiamo aspettare. Posso dire la più bella? Che non è un selfie come tutti gli altri. Questo è il portachiavi di New York. Si vede anche. E abbiamo completato il primo quadro delle nostre avventure. Ci siamo presi il primo gelato della stagione. Adesso stiamo andando a fare un escape room. L'abbiamo risolta con 18 minuti d'anticipo. Siamo fortissimi. È stata molto molto divertente. Ben tematizzata, fighissima. Ok, forse abbiamo esagerato con sto hamburger. Sì, posso dire? Non so come ci trattiamo bene. 500 grammi di carne, triplo cheddar. Madonna. Oddio, sì, ma la tua faccia non è gustoso. Ma è impossibile da mangiare. Comunque c'era una lotteria che potevi pescare. E se beccavi il 77, l'hamburger era gratis. Ah. E 24. Mi sarei sentito in colpa a non pagarlo. Cioè, costa 13 euro con le patatine. A Milano è impossibile trovare una roba del genere. Chissà come mai. Sto arrancando. Tra l'altro è lui. Ma quello è? No, non può essere. Boccone finale. Ce l'ho fatta. Sì, però le patatine. Sono 4 patatine. Finite. È stata proprio una bella giornata, anche se effettivamente non ve l'ho contestualizzata. Abbiamo festeggiato il compleanno di Leti con un po' di amici. Prima gelato, poi escape room e per finire serata a cena con gioco da tavolo. Semplice come piace a noi. Fine giornata. Maya non vuole giocare con te.
Abbiamo provato Sea Salt e Paper, che è il gioco che avevamo trovato nell'uovo di Pasqua. Vuoi dire qualcosa? Ho vinto. È un gioco molto carino, regole semplici, giochi le carte, conti punti, buona dose di fortuna, c'è anche della strategia. È un gioco molto piacevole. Concludiamo questa settimana andando al forum a vedere l'Olimpia. Prima volta invitato da Lega Basket. Infatti quest'area non l'avevo mai vista. Con anche un mini museo. Rosico che è pieno di cibo che sembra buonissimo, ma ho mal di stomaco e non vorrei rischiare passare tutta la partita in bagno. Quindi andiamo verso il campo. Sempre molto figo essere qua. Leggermente vicino ai giocatori siamo. Si parte, possesso loro. Ok. Siamo alla fine del primo quarto. Non benissimo. Ole! Half time. Ma non è che sapessi benissimo. 52 loro, 44 noi. Ma la speranza c'è. Ole! La speranza c'è sempre. Più uno. Meno due. Mannaggia. Sai che siamo più due. '87-84, palla nostra, 21 secondi. Più 5 palla nostra. Finita, andata. E si va. Dai, yeah. Siamo bloccati qua, non possiamo uscire. Perché l'uscita è là, dove passano tutti quanti i giocatori. Bella partita, bella emozionante nell'ultimo quarto. Una cosa molto divertente, ogni volta che provavo a riprendere un'azione dell'Olimpia, sbagliavano. Per questo motivo ci sono pochissime azioni dell'Olimpia che ho ripreso. E con questa atmosfera un po' da in fondo al mar, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi saluto e se vi interessa non ho ancora finito i daily, ma sono certo che voi li avrete visti tutti quanti. Cioè no, nel senso, non so se li avete visti tutti, io li avrò pubblicati tutti, poi se li avete visti, boh, cioè se sì mi fa piacere, se no pazienza. Quindi ci vediamo settimana prossima. Sono sicuro che volevo dire un'altra cosa, non me la ricordo affatto.